grazie mille per l'invito, per questa opportunità. Anzitutto diciamo che chiederò la vostra pazienza per non più di 40 minuti, perché siamo nel tardo pomeriggio e sarete già abbastanza provati da tutta la giornata, quindi diremo alcune cose oggi. In ogni caso, sulla Genesi si possono dire solo alcune cose nell'ambito di un piccolo, di un breve intervento, quindi solo alcuni spunti di riflessione. Ecco, quindi tante cose non le affrontiamo neppure, ma andremo a prendere da alcuni testi della Genesi alcuni pensieri che ci propongono questo discorso originario sulla realtà, sull'essere umano, sui principi fondamentali del comportamento umano. La Genesi è un libro che ci fa capire da dove scaturiscono i nostri atti, i nostri pensieri e i nostri sentimenti. Quindi diciamo che nella scelta che faccio di individuare alcuni spunti, il mio approccio è di tipo antropologico, cioè vediamo il testo della Genesi dal punto di vista dell'umano. Cosa ci dice dell'essere umano il testo della Genesi? Perché i racconti della Genesi parlano molto della relazione che gli individui hanno con se stessi nel percorso della propria vita, ci parlano delle relazioni interpersonali, a partire da quelle intime, uomo-donna, la coppia, genitori, figli, fratelli. Queste aree delle relazioni interpersonali strette sono molto esplorate nel tutto il libro della Genesi in un modo molto approfondito e anche molto suggestivo. Diversi sentimenti e problematiche come quello della paura, dell'aggressività, il tema della violenza, quello dei legami familiari e delle separazioni nelle famiglie, il tema dell'offesa, del perdono e infine, proprio negli ultimi capitoli della Genesi, della riconciliazione. Ecco, sono alcuni dei temi salienti di questo testo che si potrebbe, da questo punto di vista antropologico, leggere interamente. Allora, cominciamo con il vedere alcune cose, trarre alcuni spunti dal racconto, dai due racconti della creazione, al capitolo 1 e al capitolo 2. Direi che anche per un problema di brevità possiamo scegliere di non leggere in questo momento il testo della Bibbia, perché è un testo che conosciamo tutti molto molto bene, ok? E quindi do queste indicazioni sommarie. Diciamo che questi due racconti poetici circa la creazione sono una proclamazione teologica del senso dell'esistenza, del senso della vita e della posizione che l'essere umano ha nella realtà, nella vita. E quindi sono, diciamo così, questi testi ci danno un po' l'idea originaria di che cos'è la realtà e di che cosa siamo anche noi come persone umane. È interessante che questi racconti della creazione descrivino l'azione di Dio attraverso tre verbi, tutti e tre significativi. C'è il verbo creare, proprio un verbo specifico che indica l'azione di chiamata all'esistenza. Questa azione di chiamata all'esistenza, poi la teologia l'ha definita la creazione dal nulla. Questa creazione. Ma c'è anche il verbo del fare, del formare, cioè un'azione sempre creativa, ma nella quale si forma a partire da una realtà che è già esistente, un fare. Ma poi c'è un terzo verbo che forse è ancora il più caratterizzante, che è il verbo dire, il verbo della parola. Disse, quando Dio disse, e l'origine della realtà sta
in questa parola, nel dire di Dio, nel linguaggio. La realtà scaturisce da parola, da linguaggio. Questa è una delle prime caratteristiche, uno dei primi spunti che volevo proporvi. Quindi attraverso questi tre verbi vediamo questi due aspetti della creazione della realtà, che sono una enorme distanza, perché c'è una enorme distanza tra il nulla e l'essere nell'atto creativo, ciò che viene chiamato all'esistenza, l'essere, è infinitamente distante da colui che lo chiama ad essere, dalla parola che lo chiama ad essere. C'è questa distanza infinita fra creatore e creatura, ma anche c'è una prossimità, perché c'è il fare, c'è il formare e c'è il dire, il linguaggio che chiama all'esistenza individuando gli esseri, per esempio nel dare un nome. Fa parte della creazione anche il fatto che venga dato un nome. Adamo è chiamato a dare un nome agli animali, per esempio. Quindi c'è distanza e prossimità, distanza e vicinanza. Un'altra cosa interessante, proprio leggendo i primi due versetti del capitolo 1, troviamo due accentuazioni differenti, perché nel primo versetto si dice che Dio creò i cieli e la terra in principio. Quindi sembrerebbe che tutto parta da un nulla per arrivare ad una realtà esistente, proprio attraverso il verbo crea, della creazione. Ma il versetto 2 descrive una realtà già esistente, prima della parola creatrice di Dio, una realtà che viene definita informe e vuota. Informe e vuota. Allora, potremmo dire che il primo versetto rispecchia la creazione dal nulla, il secondo versetto rispecchia quella che potremmo definire la creazione dal caos. Quindi c'è in entrambe queste due facce creazione, azione creativa da parte di Dio, sia che questo sia portare all'essere qualcosa che non esiste, sia che sia portare all'ordine, alla luce, alla perfezione, qualcosa che è informe e vuoto. E questo è molto interessante perché, diciamo, l'azione creatrice di Dio si esercita su questi due fronti entrambe. Quindi, da un certo punto di vista, potremmo dire che, oltre a creare la vita, la realtà, Dio domina anche il caos delle forze ostili alla vita, per trarre da questo caos un mondo invece positivo, vitale, dove la vita si moltiplica. Da quell'informe vuoto vengono in realtà formati degli esseri che a loro volta potranno moltiplicare, riprodurre questa vitalità impressa loro. Impressa loro. La prima cosa che compare è la luce. Quindi, diciamo, attraverso la parola luce, compare la luce, avviene la luce, ed è interessante appunto che, in un certo senso, la luce risplende in una realtà. La luce risplende in una realtà. Nel risplendere della luce in questa realtà, c'è immediatamente, diciamo così, quando la realtà ci si rischiara davanti, c'è immediatamente quella che è l'azione specifica e poi ripetuta ogni giorno della creazione, specifica da parte di Dio, che qualifica proprio, come posso dire, lo stile della sua creazione, del suo fare il nostro mondo a partire dal caos.
E questo stile particolare viene individuato dall'autore del testo della Genesi attraverso il verbo e la parola separare e separazione. Potrei dire che comprendiamo il racconto della creazione se comprendiamo che è avvenuta la creazione attraverso delle separazioni. Separare vuol dire distinguere due cose, due realtà, separarle proprio, in maniera tale che possano avere fra di loro la giusta relazione. Separarle non vuol dire allontanarle, distruggerne una piuttosto che l'altra, la luce promuoverla e abbattere le tenebre, nullificare le tenebre, per esempio. Oppure affermare la realtà della terra asciutta e nullificare il potere misterioso, inquietante e mortale delle acque, dei mari che incutono il timore della perdita della vita e sono un simbolo anche dello sprofondare nella morte. No. Separare vuol dire che, per esempio, appunto, le acque arrivano fino ad un certo limite, ad un certo confine, e non invadono la terra, non invadono l'asciutto. Tra asciutto e acque c'è una linea di demarcazione, c'è una separazione. Se la parola separazione, che vi fa magari venire in mente separazioni che sono di tipo doloroso, non vi piace, sappiate che la creazione del mondo è però avvenuta attraverso delle separazioni. Quindi la separazione è un buon principio della realtà nel suo venire all'essere. Quindi la parola divina, in un certo senso, attraverso queste separazioni mette un ordine, stabilisce dei confini. Questo è anche il significato, in un certo senso, del comandamento, sia il comandamento che verrà pronunciato in questi testi originari, sia il comandamento successivo. Il comandamento serve sostanzialmente a indicare il posto giusto che ogni cosa ha nella realtà, ogni cosa al suo posto funzionale alla vita, in relazione con tutte le altre cose. Separata dalle altre cose, ma in relazione alle altre cose, alle altre realtà. Quando così la realtà ci appare distinta, si potrebbe dire, questa realtà ci appare, dice il testo, buona. Dio vide che era buono, che era buona. La parola ebraica del testo che viene tradotta nelle nostre Bibbie con buona non vuole dire buona in senso morale, in senso etico, come contrario di cattivo o di malvagio, ma vuol dire buona nel senso estetico. Diciamo che potrebbe essere tradotto in modo più fedele al testo originale se traducessimo che Dio vide che era bello, ma forse noi abbiamo una percezione dell'estetica un po', come posso dire, superficiale, quindi se diciamo semplicemente bello ci sembra che riguardi l'apparenza e non la sostanza delle cose. Potremmo aggiungere dei sinonimi: bello, gradevole, appagante, cioè così come tu avevi in mente che fosse, no? Quando una cosa ti viene bene, è bella, perché la bellezza è la qualità di una cosa riuscita, appagante. Questa bellezza, ecco, una seconda parola dopo separazione, è una parola molto da, come posso dire, da apprezzare che ci sia nel racconto della creazione, e dal momento che nel racconto della creazione semplicemente trovare questa frase, Dio vide che era buono, potrebbe non accendere in noi
come posso dire, tutto l'entusiasmo che sta in questa parola, se sentissimo significato originale di questa parola, andiamo a prendere un altro testo della Bibbia che stavolta leggiamo perché magari è meno letto, dove si parla proprio di questo, ed è un misterioso personaggio femminile che ha cooperato con Dio nella creazione, così dice la Bibbia, quindi è una cosa abbastanza misteriosa. È la Sapienza, che nel libro dei Proverbi al capitolo 8 parla in prima persona, e leggiamo i versetti 22 e seguenti, ve li leggo io, per darvi l'idea di questa bellezza originaria scaturente proprio dall'atto di separazione delle diverse cose operato da Dio. Questo è il commento che fa il libro dei Proverbi alla creazione ed è molto interessante. L'Eterno mi formò al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle opere sue dall'antico. Fui stabilita ab eterno, dal principio, prima che la terra fosse. Fui generata quando non c'erano ancora abissi, quando ancora non c'erano sorgenti rigurgitanti d'acqua. Fui generata prima che i monti fossero fondati, prima che esistessero le colline. Quando egli ancora non aveva fatto né la terra, né i campi, né le prime zolle della terra coltivabile. Quando egli disponeva i cieli, io ero là. Quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso, quando condensava le nuvole in alto, quando rafforzava le fonti dell'abisso, quando, ecco qui il riferimento, quando assegnava al mare il suo limite perché le acque non oltrepassassero il suo cenno, quando poneva i fondamenti della terra, io ero presso di lui come un artefice, ero del continuo esuberante di gioia, mi rallegravo in ogni tempo nel suo cospetto, mi rallegravo nella parte abitabile della sua terra e trovavo la mia gioia tra i figli degli uomini. Dunque, il mondo creato è buono, è bello, perché non è caotico, non è frammentario, non è mischiato, non è confuso, non è conflittuale. Ogni cosa ha un suo posto riconosciuto e assegnato. Queste erano alcune considerazioni sulla creazione. Vogliamo dire qualche cosa sulla creazione dell'uomo, dell'essere umano, Anche qui solo alcune cose, ovviamente. Quando si tratta della creazione dell'essere umano c'è questa espressione duplice, immagine e somiglianza. Ma, se voi andate a leggere il testo, non sempre dopo, nel resto del versetto, nei versetti seguenti, quando effettivamente l'uomo è creato, si mantiene questa duplice espressione immagine e somiglianza. Viene mantenuto sempre solo l'espressione immagine. Quindi potremmo dire, se proprio come posso dire, apprezziamo il senso letterale del testo, che nel progetto c'era una creazione dell'umano a immagine e somiglianza, nella realtà è stata creato l'uomo a immagine di Dio, ma la somiglianza è qualche cosa da conquistare, diciamo, da creare nella storia. E che cos'è questa immagine? L'espressione immagine nei testi dell'Antico Oriente faceva riferimento al fatto che i re, gli imperatori, per divulgare la propria signoria in tutti i territori del loro regno, facevano fare delle statue a partire da un calcolo del loro volto e del loro busto, e queste statue, che erano l'immagine del re e del signore, venivano messe
nelle piazze centrali delle varie città e dei vari paesi della lontananza dell'impero. In questo senso allora è interessante che l'umano sia, in questo senso metaforico, immagine di Dio. Immagine di Dio. Non c'è nessuna altra realtà nella realtà tranne quella umana che possa far pensare a Dio. Se c'è qualcosa che fa pensare a Dio, sono gli esseri umani. Incredibile questo, perché noi non pensiamo più così. Eppure è così. Questa immagine è esplicitata dal creatore come un'investitura di potere, un'investitura di potere. E qui c'è uno dei problemi fondamentali che questi primi quattro capitoli della Genesi, i primi due, poi il terzo e quarto, analizzano. Che cosa vuol dire questo potere? Che cosa significa questo potere? Se siamo investiti di un potere, di un dominio, anzi, dell'esercizio di un dominio. Perché abbiamo visto che ogni realtà esiste nella sua bontà, nella sua bellezza, se rispetta il suo limite. Il mare esiste nella sua forza, nella sua possanza, nella sua ricchezza di acque, se rispetta il limite di non invasione della terra. E il giorno e la notte reciprocamente, ogni cosa è posta in questa relazione. Ma in che tipo di relazione è il potere, quando il potere è espresso attraverso questo senso del dominio? Questo è proprio da chiederselo, perché il racconto della Genesi, come voi sapete, ci dimostra che il desiderio o la smania del potere è il principale apportatore di morte e di distruzione. Quindi ciò che costituisce noi come immagine di Dio è quella stessa possibilità che, gestita senza sensazione del limite, del suo limite, apporta la morte, cioè il contrario stesso della vita. Un'altra considerazione. Molti hanno notato che quando il testo dice a immagine e somiglianza li fece a propria immagine, maschio e femmina li creò. C'è una straordinaria vicinanza fra l'espressione li fece a sua immagine e l'espressione maschio e femmina li creò. Quindi qui abbiamo un altro possibile significato dell'immagine di Dio, nel senso che l'essere umano è stato creato maschio e femmina, non è stato creato nella unicità. Voi sapete che i miti della creazione, per esempio della filosofia greca, raccontavano che all'inizio l'essere umano era, o l'essere vivente era stato creato come una palla, diciamo, una circonferenza piena di realtà, proprio diciamo una grossa palla, un pallone, e che nella degenerazione del mondo, nella rovina del mondo, ci fossero state le suddivisioni, per cui questa palla, dalla sua unicità perfetta, avesse cominciato a suddividersi, perdersi i pezzi, e tutti i singoli esseri umani erano venuti fuori da queste schegge impazzite, partite da questa palla originale. Il racconto della Genesi è esattamente il contrario, parte non da una unicità, ma da una relazionalità, non esiste umanità che non sia già fin dall'inizio co-umanità. Così come non esiste, diciamo, divinità che non sia già sempre trinità, triunità in Dio. Il fatto che l'essere umano sia creato maschio e femmina costituisce anche uno dei primi, diciamo, banchi di prova della sua realtà. E vediamo che diciamo, ciò che viene in primo luogo rovinato nella storia della Genesi è proprio l'essere maschio e femmina dell'umanità, ma lo vedremo quando arriviamo a quel punto lì.
Un altro elemento interessante del racconto della creazione passa attraverso l'espressione benedisse, la benedizione, che è un tipico termine biblico dell'Antico Testamento che ha a che fare con questo fatto che la parola buona, positiva, che si riferisce ad un benessere presagito per una certa realtà, questa parola ha il suo effetto. La benedizione non è semplicemente dire bene di qualche cosa, che è anche uno dei significati di benedizione. Per esempio nel Nuovo Testamento la parola benedizione significa principalmente dire bene, anche lo suo stesso termine greco vuol dire in realtà dire bene, come benedizione vuol dire bene anche in italiano. Ma la benedizione dell'Antico Testamento è una parola che, dicendo bene, procura il bene. E questo è sorprendente e anche inquietante, perché l'altro lato, in tutto i racconti che voi potrete vedere della Genesi, è che il lato oscuro della benedizione è la maledizione. Quando non c'è una seconda benedizione per Esaù, il padre è costretto a dargli una maledizione e dice quanto sarà brutta la sua vita. Ma questa maledizione non è solo un dire, ma è anche un procurare realtà. Ma qui, diciamo, torniamo all'idea della benedizione. A essere così benedetti in primo luogo sono gli esseri viventi, gli animali. Questa è un'altra cosa interessante. Il primo oggetto della benedizione di Dio sono gli esseri viventi. Quindi neanche tutte le genti del mondo, ma gli esseri viventi. In secondo luogo gli esseri umani e in terzo luogo il sabato. Torneremo sul sabato fra poco. Una cosa interessante è che, e qui ve lo accenno solo, ma ci sarebbe da riflettere, che l'uomo è creato attraverso la formazione, viene formato dalla polvere della terra. Si dice che Dio creò, viene anche usata nei racconti della creazione l'espressione Dio creò l'uomo, ma quando si specifica come lo creò formandolo dalla terra, dalla polvere della terra. E in realtà Adamo non è un nome, non è il nome di una persona, non è il nome di un individuo come Mario, Giuseppe o qualche cosa. Se noi, la stessa traduzione Adamo è del tutto fuorviante, Adamo scritto con la A maiuscola, come se fosse il nome del marito di Eva. Eva ha ricevuto un nome come nome, e questo ha un significato che Adamo ha dato il nome a Eva. Ma Adamo, il nome di Adamo non sorge da nessuna denominazione. Né Dio ha dato il nome ad Adamo, né Adamo si è dato il nome, perché Adamo significa semplicemente il terreno. Il terrestre viene dalla parola della creazione della terra, Adama, e Adam è questo formato dalla terra, il terrestre, il terraneo. Diremmo più giusto, noi dovremmo dire l'umano, dovremmo usare, che quando nel racconto della creazione si parla di maschio e femmina nel senso di uomo e donna. Ma poi, dove si parla di uomo o di Adamo, l'espressione è Adam, cioè il terrestre, come noi usiamo la parola umano. Umano è una parola azzeccatissima che traduce fedelmente il significato del testo ebraico, perché umano viene da humus, no? Quando si cercò una traduzione in latino dei testi della Bibbia, non a caso individuarono questa espressione humus, terra, terra nel senso di polvere della terra, fango, humus humanus, l'umano in questo senso. Ok,
andiamo avanti. Lasciamo un attimo stare Adamo ed Eva, ma diciamo qualche altra cosa su questo racconto della creazione. Tra tutte le cose che vengono create, eccetera, eccetera, ce ne sono poi due che sono straordinariamente singolari. Perché? Viene detto che al centro del giardino ci sono due alberi. C'è l'albero della vita, ed è interessante, anticipiamo già il problema poi di Adamo ed Eva, anticipiamo già che è interessante che sull'albero della vita non ci sia nessun divieto. Non ci sia nessun divieto. L'albero della vita, voi ricordate, comincia a diventare inquietante, preoccupante per Dio stesso quando Dio caccia l'essere umano dal giardino di Eden. Ma in questa dimensione originaria l'albero della vita c'è ed è disponibile. Poi c'è l'albero della conoscenza del bene e del male, e due considerazioni su questo albero. Le sue caratteristiche sono due. Uno, che è posto al centro del giardino. Quando si tratterà del comandamento di Dio e della fissazione di un limite, perché anche l'essere umano, per poter vivere in relazione con gli altri e con la realtà, ha bisogno di avere delimitato il proprio limite, quando viene fissato all'uomo, all'essere umano, il suo proprio limite, è interessante che mentre al mare si dà un limite alla periferia del mare, cioè voglio dire, l'oceano Pacifico non è limitato nella fossa delle Marianne profonda 30.000 o 50.000 metri, ma l'oceano Pacifico è delimitato dove tocca i continenti, dove tocca la terra, cioè alla sua estrema propaggine. Mentre invece l'uomo ha delimitato, ha segnato, scusate, il proprio limite al centro. Il limite deve essere riconosciuto al centro. Questo è interessante, facciamo una considerazione di attualizzazione, perché oggi noi, non solo nella nostra società attuale, ma da secoli, da millenni, e forse anche nella nostra mentalità, l'essere umano ha percepito la fissazione del limite come posto alla sua periferia. Cioè, il limite è quella cosa, diciamo, che è laggiù in fondo, abbastanza lontana, che io intravedo al mio orizzonte, ma è ben in là, oltre la quale io so di non poter andare. Questa è la nostra idea del limite. Questa idea non c'è, non c'è. Il limite è posto al centro del giardino. Che cosa questo voglia dire? È proprio uno spunto di riflessione molto molto profondo. Ma porre dei limiti è importantissimo, e Dio stesso pone un limite a se stesso. Dio non crea l'infinito, Dio non crea sempre, Dio non crea tutto. Ad un certo punto Dio è appagato di quanto fino a quel momento lì aveva creato e pone un limite, come aveva posto dei limiti, diciamo, spaziali, geografici nella realtà. Pone dentro alla realtà, come criterio della realtà, il limite del tempo. Smette di creare e si riposa nel giorno del sabato. Il sabato è l'interruzione nel tempo, la separazione del tempo. Il giorno del sabato separa una settimana di lavoro da un'altra settimana di lavoro, una settimana di vita da un'altra settimana di vita. Quindi diciamo così che
i mistici ebraici hanno parlato nel Medioevo di una cosa che in ebraico si chiama zimzum, cioè il fatto che Dio si ritrae per far posto alla realtà e quindi non invade tutta la realtà creandola e poi si ritrae anche dal tempo lasciando un tempo libero di riposo, di quiete, di non fare, di non fare. Questo è un significato profondissimo a livello della creazione. Ok, adesso abbiamo fatto un po' un giro, torniamo all'essere umano. E la cosa interessante è che maschio e femmina li creò, ma poi quando andiamo, diciamo, col teleobiettivo a guardare meglio la storia, è che non li creò maschio e femmina così d'amblè, di punto in bianco, ma c'è stato un itinerario per questa co-umanità. Quando abbiamo l'umano, il terrestre, abbiamo Adamo da solo, questo non era bene, non era buono, non era funzionale al suo essere l'unico esistente come umano. E il progetto è di creare un aiuto convenevole. Questo è quello che spesso le Bibbie traducono e anche le ultimissime versioni, sia protestanti sia cattoliche, replicano questa espressione che è abbastanza valida, un aiuto convenevole che viene però, diciamo così, nella sociologia religiosa o nella sociologia laica interpretato in un certo modo. E dunque, visto che abbiamo tutto questa, come posso dire, questo accumulo di interpretazioni di tipo, come posso dire, familiarista, sessista, di ruoli, dobbiamo andare al significato originale che non parla assolutamente di ruoli, assolutamente, per esempio. Perché il significato è, potremmo tradurre così, che dobbiamo fargli qualcuno che gli stia faccia a faccia. Oppure, un altro modo di tradurre, qualcuno che gli stia in piedi di fronte. Se queste espressioni sono un po' arzigogolate, direi che il francese ha l'espressione che traduce letteralmente l'ebraico antico del testo biblico, che è il vis-à-vis. Dobbiamo fargli un vis-à-vis, un volto di fronte. Un volto di fronte. Questo è l'essere umano nella sua co-umanità, nella sua co-umanità. È interessante che quando c'è questo riconoscimento del vis-à-vis da parte di Adamo nei confronti della donna, vedete che tutto funziona perfettamente bene. E il testo ci dice perché, secondo il testo, tutto funziona bene, dicendoci che i due erano nudi e non avevano vergogna. Il primo emozione complessa, il primo sentimento difficile che è citato nella Bibbia è il sentimento della vergogna, che è un'emozione, diciamo, di tipo autoriflessivo. Quando io non ho vergogna, io guardo in faccia a lui, lui guarda in faccia a me e ci guardiamo, dopo un po' magari ci facciamo così, come dire, cosa ci vogliamo dire, ma ci guardiamo a viso aperto, perché né io e né lui, nel momento che ci guardiamo, ci chiediamo se per caso io verso di lui o lui verso di me siamo in un colpo o abbiamo qualcosa da nascondere, qualcosa appunto di cui vergognarci. La vergogna è un sentimento autoriflessivo della consapevolezza di sé, che in quel momento lì non esiste, perché la consapevolezza è la consapevolezza della presenza dell'altro. Quando la presenza dell'altro rileva se il mio fallimento o la mia indegnità, allora ho vergogna, come è successo appunto dopo. Allora, il limite, e arriviamo all'elemento
agli ultimi 5 minuti, e poi possiamo fare qualche domanda se volete fermarvi, concludiamo proprio questa parte riprendendo il tema del limite, che è allora, da tutti i punti di vista, per la realtà materiale, per la realtà temporale, per la realtà animale, per la realtà umana e per la realtà stessa di Dio, il limite è una possibilità di vita e di felicità. È interessante che, questo lo vedremo magari domani mattina, è interessante che quello che noi molto frettolosamente interpretiamo come un comandamento, e lo interpretiamo come il comandamento di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, che non è questo il significato del testo, perché il testo non dice così. Quello che noi interpretiamo così è la fissazione di un limite come possibilità di vita e di felicità, perché il testo dice: di tutti gli alberi del giardino, compreso l'albero della vita, potete mangiare, salvo che, ma non di questo. Quindi il limite, che abbiamo detto è posto al centro, quindi è un limite molto importante, ma è una cosa accanto alla infinità di tutte le altre, che vengono proprio descritte con la parola tutti, di tutti gli alberi. Ma se io non riesco ad ascoltare la prima frase, ma sento la sua coda che, anziché porre un limite come possibilità di vita, perché il limite è posto come possibilità di vita, quando Dio dice se mangerai di quello morirai, gli sta dicendo semplicemente che se non mangi non muori, cioè vivi. Questo è il significato. Cioè, il problema, per esempio, di un genitore quando dice al figlio di non attraversare a piedi l'autostrada, non credo che questo genitore dica questo al figlio con lo scopo di verificare se questo figlio gli ubbidirà o gli disubbidirà. Questo sarebbe un genitore sadico, no? Glielo dice per evitare che attraversando la strada muoia, che è una cosa non desiderabile né per il figlio né per il genitore. Quindi ha un altro, il senso del limite è una possibilità di vita e di felicità. Ma quando io prendo la delimitazione, la fissazione del limite come una proibizione, io quel limite lo vivo come una frustrazione, come una frustrazione. Allora è proprio questo il segreto della creazione. Vivo il limite come possibilità di vita e di felicità, o come frustrazione, come divieto, come comandamento? Tenete a mente questo punto interrogativo, perché adesso stasera non facciamo più in tempo, ma domani mattina riprendiamo proprio da qui. Allora, qual è stata la colpa? Parola che nel racconto della caduta di Adamo e di Eva non compare, così non, come non compare la parola caduta. Questo racconto non dice che quella è stata una colpa, è stata una caduta, il racconto non usa queste parole, ma è molto neutrale. Ma come potremmo dire? Potremmo chiamarla colpa, proviamo a chiamarla colpa, potremmo dire l'errore, la non comprensione di questa realtà creazionale, è stato proprio quello di che il mangiare tutti gli alberi tranne uno costituisse un deficit, costituisse il mancare di qualcosa. E in effetti l'albero di cui mancavano, non a caso si chiama l'albero della conoscenza del bene e del male, dove
la parola conoscenza è una parola, diciamo, di dominio, di padronanza, perché se tu conosci, hai, diciamo così, la competenza, hai il potere su una certa cosa. Del bene e del male è un'espressione che non allude alla differenza fra bene e male, fra buono e cattivo, non è questo il significato, ma vuol dire sostanzialmente di tutto ciò che c'è nella realtà a livello non so, degli animali o delle piante, ma della realtà della vita, dell'esistenza, che come noi sappiamo è un coacervo, un misto inestricabile di bene e di male nel mondo e nella nostra vita. Poter conoscere il bene e il male, padroneggiare questo, significherebbe avere il potere su tutta la realtà, su tutta la realtà. Ma questo potere su tutta la realtà nessuna creatura è giusto che ce l'abbia. Nessuna creatura può prevaricare tutta la realtà con un suo potere. E infatti il gesto, diciamo così, particolare, che anche gli stupidi sanno quando si dice che mangiarono la mela, no? Perché è diventato così preda anche dei quiz televisivi, ma anche nel quiz televisivo non riescono a togliere questa espressione particolarissima che è mangiare. Cioè, quando io mangio una cosa, la divoro, la annienito, la faccio mia. La faccio mia. E questa idea di non poter mangiare quello era, e il desiderio di mangiare quello aveva proprio a che fare con la paura di non riuscire a dominare qualche cosa. La paura di non riuscire a dominare qualche cosa. La paura di essere non la sicurezza che deriva dalla bontà e dalla bellezza di essere al proprio posto nel mondo, ma la paura di mancare di qualcosa, di perdere qualcosa della propria identità. Termino, perché sono le 7:15, avevo fatto questa promessa, dicendo che Gesù è stato il nuovo Adamo proprio perché Gesù non ha avuto paura di perdere la sua identità con Dio, non ha ritenuto la sua identità con Dio, l'essere alla pari di Dio, proprio quello che Adamo ed Eva hanno desiderato di essere, vedremo cosa significava per loro essere alla pari di Dio, ma essere alla pari di Dio, per Dio, cioè per la persona di Gesù Cristo, non è stato qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, come se la propria identità derivasse da quello, ma spogliò se stesso. Benissimo, vi ringrazio molto per la vostra attenzione, dobbiamo procedere lentamente, abbiamo questo tempo, domani vedremo Adamo ed Eva, il loro, tra virgolette, peccato, Caino e Abele e il loro, tra virgolette, peccato. Questa storia originaria nella seconda sessione di domani mattina. Se ci sono delle domande, io posso restare finché volete, ma termino perché così non vi ossessiono. Prego.